Benvenuti alla Bibbia risponde. Qui c'è una domanda che qualcuno ha inviato. Qual è la postura appropriata per pregare in chiesa? Ci sono state molte controversie nella chiesa su questo argomento. Quindi qual è la postura corretta per pregare? Credo che circostanze diverse richiedano atteggiamenti diversi. Quando andiamo in chiesa ad una funzione religiosa formale mostriamo riverenza a Dio e per esempio Mosè quando stava alla presenza di Dio era su un terreno sacro che significa che doveva mostrare riverenza verso Dio quindi quando preghiamo in una situazione formale in una preghiera formale, la postura migliore è in ginocchio, perché questo è quello che hanno fatto i profeti, quello che abbiamo letto che ha fatto Daniele, e quindi questa è la postura corretta. È necessario inginocchiarsi ad ogni preghiera. O in qualche occasione possiamo stare in piedi? Credo si possa. Personalmente penso che nelle preghiere formali dovremmo inginocchiarci e nelle altre preghiere, a seconda di quali sono, dovremmo stare in piedi. Dovremmo fare una distinzione anche tra preghiera pubblica e privata. La preghiera privata è quella in cui apriamo il cuore a Dio e gli diciamo cosa ci angustia, quali sono i nostri desideri, le nostre gioie, i nostri sentimenti. È una conversazione con Dio. La preghiera privata significa parlare con Dio come se fosse un amico. Quando si parla di preghiera pubblica, allora è un tema completamente diverso. La preghiera pubblica incorpora tutti. Non è il tempo né il luogo per esprimere tutto quello che ci passa per la testa su questioni personali. Quindi la preghiera pubblica deve essere breve, in modo che il livello di attenzione delle persone non venga messo alla prova e deve andare dritta al nocciolo della questione. Spesso la gente fa delle preghiere lunghe e noiose e Dio non è onorato da esse. Questo tipo di preghiere in cui si apre il cuore a Dio sono da fare a casa propria. Ci possono essere delle occasioni in cui ci si riunisce su temi specifici che preoccupano l'intera Chiesa in un incontro di preghiera. E queste sono occasioni in cui le persone possono aprire il cuore su quei temi e in quelle occasioni le preghiere individuali sono ovviamente più lunghe, ma non devono toccare tutti gli argomenti che non riguardano quello specifico, che sono ancora tema di preghiera privata. Cosa vuol dire quando la Bibbia dice di pregare incessantemente? Vuol dire che dobbiamo stare in ginocchio dalla mattina alla sera? Che non dobbiamo fare altro? Che non possiamo fare le nostre cose quotidiane se dobbiamo avere questo atteggiamento? Cosa significa pregare incessantemente? Pregare incessantemente significa essere sintonizzati con Dio. In altre parole, quando vi svegliate la mattina, pregate Dio nella postura adatta, e durante la giornata, quando fate le vostre cose normali, svolgete i vostri compiti o qualsiasi cosa facciate di giorno. Siete in comunicazione costante, chiedendo a Dio, parlandogli, cantando, cantandogli delle preghiere, gioendo in Lui. Anche questa è preghiera, godendo di quello che vi ha dato nella natura e nel cibo. Quella è preghiera. Questo vuol dire pregare incessantemente, ma non vuol dire pregare in modo formale senza sosta.